oggi sul Palmerone Napoletano, eccomi qua. Come la premessa fatta, oggi ho da presentarvi qualcosa di nuovo. Senti, sicuramente, cioè, ma non ci va bene, una devo toccare, che se guarda, ci sta novità oggi, ci sta novità, ma quindi, tengo una cosa nuova a presentare, questa è l'accoglienza. Allora, andiamo a vedere, scherzi a parte, andiamo avanti, come già vi ho mostrato nel filmato, nella diretta live, eccolo qui, il bravo Tonsor. Qua dice alcune note per quanto riguarda modo d'uso. Inumidire il pennello in acqua calda, rimuovere l'acqua in eccesso e lavorare il sapone direttamente nell'apposita ciotola da barba. Apposita ciotola da barba. Si presuppone che c'è stata una ciotola da barba che devi comprare sempre della stessa marca di penna, caso la finiva mano. Poi magari già non si riesce a usare il pennello soltanto chi li ha perché è consigliato, altrimenti vabbè. Applicare sul viso e massaggiare con movimenti circolari fino ad ottenere una schiuma ricca e corposa. Radere e sciacquare con acqua fredda. Ok, allora, ho letto per leggere, scusate del tempo, ma c'era pure il lenda là di un spastiere, eccolo qui, già ve l'ho mostrato pure ieri. Il rasoio vado a usare, ovviamente vado a usare il mio pennello, già nella capost, eccolo qua. Gessen e Fosco, il mio rasoio, quello di fiducia, cace pezzo umano, infatti si scanda la gomma, si mette la gomma, eccolo qua, lametta, vado a prendere questa qua, una Timor, eccola qui, vado ad aprire, giusto, bravo. Vuoi uscire? Non vuoi uscire oggi? Come mai? Sei di festa? Bello frata? Dopo fa stai un'altra? Allora, non so per quale oscuro motivo, ma la lametta non vuole fuoriuscire dalla. E questo è un problema grosso perché sarei costretto a rompere la confezione e questo mi dispiacerebbe veramente tanto. Ma con un po' di sforzo, ecco, forse riusciremo senza tagliarmi a tirare fuori. Ecco qua, questa maledetta che si era incastrata, la carta è ancora chiusa, sigillata. Vado a rimettere il suo cartoncino all'interno e sotto si vanno a riporre le lamette, quelle là vecchie, da questo ingresso qui si mette la lametta, quella usata. Ok, vado a comporre e del mio combo userò il pettine aperto, userò il pettine aperto, anche se c'è tutto questo bisogno del pettine aperto, non c'è, in quanto la barba, eccola qui. Cioè, l'hai fatto via il narico quando tenga ricrescita, però barba fatta bene, tra l'altro, pelo contro pelo e tutto il resto, ma a ricrescita a me è abbastanza, eccolo qui. Ok, allora cerco di inquadrare, ecco qua. Caruccia, vero questa scritta? Alcune volte i dettagli, diciamo, fanno bene la loro parte, perché adoro queste cose, non sopporto quando si va a prendere un prodotto, risparmiano la serigrafia, risparmiano la cosa, cioè voglio dire, sarà di terzi, sarà di economico anche. Di economico alcune volte è da vedere, perché come già detto succede in tutti i campi, dalle stilografiche ad altre cose, dove ci sono prodotti che, cioè case che usano prodotti di terzi e via così. Allora, do solo una scaldata in acqua calda perché il pennello è già a bagno da qualche oretta. Eccolo qui, andrò ad usare il mio Silvertip, il mio tassetto. C'è tutta differenza dal simil tasso, dal simulare il tasso, ecco qui. Perché tante volte la gente può dire, ma,
Ok, vabbè, ma questi sono piccoli dettagli. Allora, rasoio caricato. Io sinceramente di passare in ciotola non ne ho voglia, di conseguenza cosa faccio? La solita operazione, apro in mezzo come faccio con il resto dei saponi e vado a buttare un quantitativo, se riesco, perché questo pare un attimino stirico. Eccolo qua, la parte davanti da un po', ecco qua, che è l'uomo ragno, che roba è. Ma, ok, chiudo. Tappo di nuovo il tutto, mi metto qui. Allora, profumazione. Non lo so, buona, fresca. Non so dire, vedo se c'è qualcosa riguardo la piramide offerta con la barba. Grazie alla sua speciale formula con burro di cacao e olio di cocco, sviluppa una schiuma ricca e corposa. Morbidisce la barba e protegge la pelle durante la rasatura. Non contiene siliconi, oli, minerali e riguali particolarmente adottati sulla pelle. Modo d'uso, vabbè, già l'abbiamo letto. Ok. Tutto a posto comunque, olio di cocco e niente. Burro di cacao, olio di cocco, niente di. Ecco qua. Ma vediamo. Allora, cerco di fare una cosa. Poi esce scritto, esce la scatola e dice uscire di 3 metri da ciotola a fare sta roba, invece non si fa sempre uscire, si metterà a fare. E mi sa, non vorrei dirlo, ma mi sa che ne ho spruzzato pure troppo, ma tanto tanto secondo me ne ho preso. Tanto tanto tanto. E beh, il più bello delle cose, allora, se sei su bella la diretta, perché io comunque il video come, così come sta ve lo carico sul canale, però è inutile che torniamo dopo discorso, la diretta già ve l'ho spiegato, e preferisco così perché. Allora, ne ho messo veramente tanto, tantissimo, veramente, diciamo. Ma tra l'altro è la prima volta che lo uso, lo sto usando in questo momento davanti a voi, quindi. Secondo me faceva barba per tutto un mese questa roba, con queste cance misericordine, secondo me faceva l'unica barba. Allora ragazzi, veramente favoloso. Cioè, voglio fare, guardate qui. Ah, io si cocco un nuovo ogni ospito. Si sa, asciugo pure per l'altro, guarda qua, ci vogliono sapore per 3 persone, 3-4 persone, per una regina di barba, ci vogliono sapore. Mamma mia, guardate qua che schiuma, incredibile. Voglio avere una cosa esagerata, veramente una cosa incredibile, bellissimo orrore. Guardate qua, cioè veramente bello. Allora, mi asciugo un attimo le mani e vado. Allora, rimigio in giga, come sempre dico.
Tra l'altro, la stessa profumeria mi aveva detto di avere anche un sapone da barba di Armani, che però, fatalità, non l'ho trovato. Io vado in un saggio, su dice una cosa di Ignara Vuc, o veramente della nostra roba a casa, e poi gliel'ho detto, ho detto, guardate che il sapone, se lo prendete, comunque, c'è sempre, troverete sempre gente che acquista, ce ne sono tante di case. Se no, Marta, questo è quello che giocavano sullo stesso prezzo, perché si parlava tipo di 29 a 26 che ho pagato questo, quindi voglio dire siamo lì, però ha detto qualità superiore, ovviamente Caterarici lo stava vendendo, la da vendere Caterarici, però gliel'ho detto guarda se c'è pure quello, prendevo pure quello, per far capire, non è che lo guarda. Però purtroppo tra alcuni prodotti c'è un'incostanza, nel senso che ovviamente chi li prende sa anche che rischiano di stare parecchio nel negozio lì esposti, perché un po' perché magari, ripeto, io avrei preferito di gran lunga una ciotola, però a fatti stanti. Anche perché la ciotola non è che premi, questo sapone non lo conosci, vai più allo spreco, nel senso che vai giù, ne butti magari in quantità, ecco, rispetto a un pro rata, questa rivera, ma stessa manga a fuoco in fronte a te, se costa più di 10 volte tanto, e anzi 1,90 euro pure si trova, il sapone a pomata della pro rata, attenzione. E se poi si prendono confezioni tipo più grandi, tipo le varie vesciche, cose varie, via dicendo, si paga ancora meno. Come un po' il discorso del Cella che in vaschetta lo vai a pagare. Sette, vedi qua sgarrato di brutto e mi sono lazzeriato. Vedi? Qua mi sono lazzeriato. Colpa mia comunque. Ho fatto proprio una stronzata di quelle grosse. Me la sono proprio cercata, ho fatto una cretinata quella bella grossa. Non era solo io, non era la messa, sono stato io proprio. Vabbè che solitamente il taglio è dovuto sempre dalla persona. Tante volte, cioè in esperienza, altre volte, come in questo caso, è disattenzione perché mi sono. E lo sento pure, lo sento pure, tra l'altro. Ora. Mi sono avvicinato un attimino in più perché siamo sempre là. Non vede, questa volta non ho nemmeno sentito perché parlando tante volte, specie quando spiano questi punti qua, è consigliabile stare in silenzio e tenere la faccia ferma. Perché infatti altre volte avete visto che interrompo qualsiasi discussione con interrompo quello che sto dicendo per evitare appunto queste cose. Ah, ma la cerata papà cosante proprio, questi non sono, non è un puntino, questo ma tagli quelli sul labbro superiore sono puntini, questo qui è un taglio ed è diverso, ecco qua. Allora, vado a porre un attimo rimedio prima del contropelo. Allora, dove sta lo stichetto? Eccolo qui. Allora, questo ve lo faccio vedere. Ah no, è un tagliatore questo. Ma già sta zitto, quando faccio la barba.
su questi punti. La lametta, la Timor è una lametta che taglia bene, c'è poco da fare. Il rasoio di sugo taglia bene, però questo, come ben sapete, chi segue il canale, sapete bene che con questo rasoio, anche con le lamette peggiori, non mi sono mai fatto male. Però questa volta c'è il taglietto, ve lo metto così come sta, e questa è un'altra dimostrazione che quando dico le cose sono quelle, nel senso che ve lo pubblico, vi pubblico il video e vi mostro anche questo, perché la rasatura ha anche questi tipi di imprevisti. Dovuto da me, non è il rasoio che è sbagliato, non è la lametta che è sbagliata, sono stato io a parlare durante, diciamo, il momento cruciale e mi sono asportato. Mi sono fatto un taglietto. Ecco qui, aspetto qualche secondo, vabbè che mo ci passo sopra, tranquillo. E via. Allora, sensazione, sapone fantastico, bel sapone, c'è poco da dire. E ancora voglio mostrarvi, eccolo qui, guardate, eccolo qui, fantastico. Ho mostrato la busta, ovviamente la profumeria, dicendo non ci guadagno niente, non ho alcun tipo di sconto, e ci tengo a precisarlo. Non è che vi sto parlando bene del sapone e della profumeria, perché il prezzo del sapone è quello, perché anche da in quella barberia ce le vogliono a quel prezzo, anche se alcune volte ci sono case che mettono prezzi imposti di conseguenza, proprio come gelata, illagile e cose varie, di conseguenza il prezzo imposto va rispettato e quindi si troverà a quel prezzo. È caro come sapone. Allora, costa. Caro è un'altra cosa. Caro è quando si va a pagare una cosa, diciamo, a un prezzo spropositato, dove si prende un articolo che lo trovi ad una parte ad un prezzo più alto di quello che dovrebbe costare. È costoso senz'altro. È costoso un sapone impegnativo, costoso senz'altro, però da quel che vedo, con tutto il sapone che ho preso io, ripeto, se ne potevano fare di barbe, con nemmeno la metà del sapone che ho messo nel pennello, si può tranquillamente fare una barba. Quindi una confezione da questa, un tubetto da questo da 200 ml, credo che duri parecchie barbe. Quindi è una spesa che volendo si può fare, però è chiaro che, cioè, non è una cosa da tutti, perché c'è chi magari dice: io anche col sapone lo uso anche io, non c'è nulla di male, lo uso anche io, perché io non è che fa, io sono un operaio, non è, né faccio il direttore, né ho lo stipendio sono un semplice operaio, vado a lavorare. Quindi ho delle passioni, cerco di, quando posso, di arricchirle, ma voglio dire, oltre questo, guardate come splatter. Stavolta mangio la cereale proprio brutta. Ora devo fare bene attenzione a quello che faccio, perché se si è alzato il lembo di pelle, me lo trascino. Allora, come stavo dicendo, è chiaro che c'è chi dice: senti, io di saponi con il prezzo quello là ne compro 13-14 euro al raso, me ne compro e sto a posto per anni. Ok? È vero, assolutamente. Quindi, diciamo, questo è uno sfizio che uno si fa passare. Se può. È chiaro che se ci fossero state, se, quando ci sono cose più importanti da fare, da vedere, è chiaro che uno non sta lì e
spendere 26 euro per un sapone. Quindi vedete perché le smorfiette non vanno mai tralasciate? Perché quando si prende parti del volto, ecco qua, con rialto, ecco, facendo così la pelle si stende. Non corre il rischio di rifare quello che. Specie con rasoi che sono poco inclini al perdono, che non hanno amici, non conoscono. Allora, lasciando stare tutto, scherzi a parte, la geometria di questo naso è ottima. L'errore è stato solo ed unicamente mio, nel senso che non è il rasoio che ha la geometria sbagliata, non è la lama che non taglia bene, strappa assolutamente, questo è stato un mio errore, punto e basta. Allora, la barba, diciamo che salvo qualche piccola rifinitura è fatta. Ecco qui, sto andando a controllare solo i punti dove qualche volta, ecco qui, raspa ancora. Ecco qui. Allora, signori, la barba è fatta. Ce n'è ancora di sapone? Ce n'è ancora. Guardate e ve lo dimostro. Ed è ancora pieno. Non è un sapone che ha lasciato solo il pennello sporco, eh. È un sapone ancora pieno. Allora, ve lo dimostro. Vado a bagnare un po' in acqua. E ho trovato l'occasione per mangiare e per mi schizzare la maglietta in questo momento. Ecco qui. E continua ancora, ce n'è ancora. Allora, ce n'è ancora di sapone, eh? Ce n'è ancora. Quindi, guardate quanto è bella morbida questa schiuma e com'è corposa la corposità di questa schiuma. Guardate, cioè, veramente fantastico. Un sapone veramente fantastico. Sciacquo un attimo il viso, sto sciacquando anche il pennello, sciacquando il pennello. Come vado a concludere questa barba? Ospedale che medicazione. Come vado a concludere questa barba? La vado a concludere con Pinaud Whisky. Eccolo qui. Venerdì abbiamo usato questo. Ho usato questo qua, ho usato il ben dispenser, ora poi si.
piacevole, sempre. Allora, Pinaud fa pure muschio bianco, gin e altre profumazioni, ovviamente. Poi tutto, per quanto riguarda le uova barbe e cose varie, tutto va a gusto, come qualità, c'è poco da dire perché Pinaud diciamo, è quello che è sulla sanguina ancora. Pinaud è quello che è sulla qualità dei. Perché fa parte di quelli che, come già vi ho detto diverse volte, non è che sono quei cosi che te li metti ovviamente un taglietto e niente di. Non è che sia questa cosa, per il resto è tutta l'acqua, i liquidi, diciamo, acqua dopo barba e cose varie, ma ora ferma e finisce lì. Allora, voglio sta barba è finita, anche questa è andata. Fammi asciugare bene il mio tassetto. Sapore soddisfattissimo, devo dire. Non posso dire non me l'aspettavo, perché io quando vado ad investire, lo dico sempre, se io vado ad investire delle cifre, dei soldi e cose varie, qui parliamo di cifre per un sapone abbastanza importante. Ce ne sono di più? No, mi hanno fatto cadere il pennello, guarda qua, si è scheggiato il pennello, sono arrabbiatissimo, una scheggiatura sul manico del pennello, sono arrabbiatissimo. Sono incazzato veramente tanto. Sono incazzato veramente tanto a questo punto. Va bene, vado avanti. Allora, se io vado a pagare una certa cifra su qualcosa, ovviamente esigo della qualità, 80 euro di pennello, bomba. Sono arrabbiatissimo. Pretendo una qualità. E voglio trovare una qualità, perché deve essere così. Cioè, se io vado a pagare una certa cifra un prodotto e alla fine mi trovo un prodotto che con 5 euro mi dà le stesse prestazioni e la stessa qualità, è chiaro che c'è qualcosa che non torna. Sono stupido io che lo vado a prendere. Tu dici, ma che ne vuoi sapere? Vabbè, questo non è che. Non è che sia uno di quei saponi venuti dal nulla, non di quelli non nominati, che magari dici, bah, è uno sconosciuto, è un sapone che si sente, ma non conoscevo assolutamente, cioè non l'avevo mai usato, anche perché, ripeto, quando trovo questi saponi così, un po', diciamo, mi frena l'acquisto il fatto che siano così a crema, diciamo. Mi frena un attimino l'acquisto del prodotto. Anche se alla fine, come si è visto, sono ottimi prodotti, una resa eccezionale, un ottimo sapone, va bene, funziona meccanicamente, ha una bella crema corposa, morbida, lascia una bella pelle. I tagli è inutile che, come già vi ho detto, il taglio dipende da me, è colpa mia, quindi non si può puntare il dito verso niente, nessuno, non è l'effetto meccanico del sapone che non ha funzionato, sono io che se parlo e sono così, ho spessori, mi metto a papiche e cose, parlo e ci passo così, è chiaro che questa piega prende, tappetto in aperto, prende, porta appresso in un secondo, perché non è che aspetta il pettine aperto, non è che sta tanto lì per. E ci sono delle differenze tra questo, cioè i due pettini aperti che ho, questo è un conto e l'altro è un'altra cosa, il Fadip è un altro conto. È chiaro che, come sempre dico, se spendo dei soldi li voglio trovare. Questo è un rasoio che non mi ha mai dato problemi, mai dato delusioni dal punto di vista geometrico, quindi voglio dire,
differenza c'è e si vede. C'è nei materiali, c'è in tutto, c'è nel peso anche, questo ovviamente è bello pesantino, però c'è chi piace il rasoio leggero e va sull'alluminio, c'è chi piace il rasoio pesante come me e va su cose strutturate in acciaio, materiali pesanti. Oggi sta barba è finita, stiamo a 30 minuti, basta, ma ferma qua. Il sapone nuovo l'ho presentato, quindi come vi ho detto, la prossima volta farò una barba usando molto meno sapone, un quarto di quello che ho usato adesso, e vi mostrerò il risultato. Quando farò la prossima barba non lo so, non so se magari ci vedremo a fine della prossima settimana. Nel frattempo guardo, ho l'occhio puntato lì dove c'è il mio pennello. E ha il manico sfregiato, me l'hanno fatto vedere, ha il manico sfregiato. Io sono molto arrabbiato veramente, molto arrabbiato. E niente, vado avanti, niente, vi saluto, cioè, la prossima volta mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, proprio per me consola, ma boh, la Nuova Italia, proprio per me consola, cioè, la prossima volta. E niente, oggi seguite su Barbatura Napolitano, diffondete la voce su Barbatura, abbiamo bisogno di diffusione. Quindi magari si sta vita con una barba che si la ci sono io, vado sull'economico tranquillamente, sull'economico e commerciale solitamente uso prodotti che si trovano nei negozi, non sul web, quindi sono come li reperisco io, potete reperirli pure voi. Per la maggior parte siamo su cifre umane, salvo alcuni casi come questo e il Mondial, il resto siamo su cifre umane, cifre abbordabili da tutti. Quindi, diciamo pennelli, la maggior parte Omega o qualche sintetico di quel furbo che costa una decina di euro, voglio dire, si può fare. Signori, ci vediamo alla prossima. Ciao, buone cose e buon proseguimento di domenica.